Albano e Loredana Leciso, notte di passione in un albergo di Milano. È tornato il sereno tra Albano Carrisi e Loredana Leciso? Secondo le indiscrezioni del settimanale Spy, qualcosa sembra essere cambiato dopo la bufera dell'ultimo mese e mezzo. Tutto è partito dalle dichiarazioni di Romina Power che in più di una circostanza ha fatto comprendere che l'artista di Cellino San Marco prova ancora qualcosa per lei. Senza fare giri di parole, la figlia di Tirone Power affermò che Albano è ancora innamorato di lei. Parole che diedero fastidio a Loredana Leciso e scatenarono una ridda di polemiche. In seguito il cantante provò a chiarire la situazione spiegando che l'americana era ironica e che non gradiva più parlare di questioni legate al gossip. Nonostante ciò, i rumors relativi ad un ritorno di fiamma tra Albano e Romina si sono moltiplicati con il trascorrere delle settimane. Indiscrezioni alimentate anche da nuove battutine della Power che non hanno lasciato indifferente la Leciso. Quest'ultimo, in un primo momento, ha provato a tendere la mano all'ex moglie del musicista pugliese affermando di non aver mai chiuso le porte all'ipotesi di una famiglia allargata. Il perdono dopo mesi di tensioni. Una proposta che è rimasta tale visto che non sono arrivati segnali d'apertura da parte della statunitense. A far esplodere definitivamente la crisi tra Albano e Loredana, una foto pubblicata da Romina su Instagram durante la tournée in Germania durante la visita ai mercatini di Amburgo. Nella circostanza l'americana e Carrisi sono ritratti con un enorme biscotto sul quale è scritto in tedesco "Ti amo". A questo punto la showgirl salentina ha deciso di trascorrere il Natale lontano dal compagno trasferendosi temporaneamente dal fratello a Pavia. In seguito la Leciso ha chiarito a Domenica Live che non si trattava di aver chiuso con Albano. Lui pecca di ingenuità in alcuni casi, ma lo amo e sono pronta a tornare da lui. La svolta si è materializzata 20 giorni dopo l'intervista rilasciata a Barbara D'Urso. L'incontro in un hotel di Milano. Secondo il settimanale Spy, Carrisi e la compagna avrebbero trascorso una notte di passione in un hotel di Milano. L'Ugola d'Oro è tornato dal tour in Australia ed ha fatto tappa a Milano per girare alcuni spot per pubblicizzare il talent di Rai 2 Teboice. Secondo quanto rivelato dal periodico, è stata l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi a rompere gli indugi. Non è da escludere che, nelle prossime ore, Loredana Leciso torni a Cellino San Marco con Albano. Da rilevare che Spy ha pubblicato anche alcuni scatti relativi all'arrivo in albergo della compagna di Carrisi.